Andiamo, dobbiamo sbrigarci. Il 363 è entrato in stazione. L'orario lo cambieranno, speriamo. Quando fanno quella linea arrivano sempre più sporchi. Greta non è venuta oggi perché ha il figlio con il morbillo. Ah, non è una cosa grave, anche mio figlio ha fatto il morbillo. Abbiamo sganciato la prima vettura. Passa all'altro treno adesso. Bene. Gliel'ho sempre detto. Che devo fare? Intristisce sempre di più. Poveraccio. Sono appena 3 mesi, gli dico. Che diavolo, un uomo come te trova sempre da lavorare. Buonanotte. Buonanotte, Marga. In questo momento l'edilizia va male, ma non sarà sempre così. Buonanotte a tutti. Buonanotte. La mia borsa dove è finita? Accidenti. Ora mi ricordo. Non volevo lasciarla e l'ho portata con me sul treno. Corro a prenderla. Ti aspetto. La sua borsa, la stavo aspettando. Non avete gli armadietti per metterci la vostra roba? Ma le serrature non chiudono bene. E che cosa si porta dietro? I gioielli di famiglia? Ha ritirato il sussidio di disoccupazione di suo marito. Altro che gioielli di famiglia. Su quale treno è andata? Salisburgo. Vado a vedere. Ha sentito quel colpo? Qualcuno ha sparato. Signora Inz! Signora Inz! Aiuto! C'è qualcuno? C'è un uomo con una valigia che sta scappando. Ha ammazzato una donna. Cosa? Cercatelo, io avverto la polizia. Non siamo neanche armati. Prima vado ad avvertire la polizia. Qualcuno venga con me. Hans, Albert. Cosa ne dice, dottore? La morte risale a 3/4 d'ora fa, presso poco. Faceva parte di una squadra che aveva appena pulito questo treno. Buonasera, dottore. Buonasera, Derrick. Era tornata sul treno perché aveva dimenticato la borsetta. E un uomo con una valigia l'ha ammazzata. Non può essere molto lontano da qui. Ich hau jetzt ab. Warum denn? Ich will nach Hause. Wo ist deine Frau? Komm, halt die Klappe, wenn du mit mir redest. Wir wollen uns doch nicht streiten, okay? Da stellt man sich, wer weiß was vor. Du bist ja doch ein Idiot. Mensch, hau ab.
komm, komm, ist ja gut. Kein Streit, kein Ärger. Wozu auch? Brauchst mich nicht an die Tür bringen. Sarà l'interruttore? Non accendere. Cosa? E sta zitto. Ehi, ma che succede? Non parlare forte o ti accoppo. Stai tranquillo. Non preoccuparti. Spero che non ti prenda un crampo al dito. Auto 7, 13, 14 e 26. Comunicazione urgente da centrale. Posti di blocco in Onstrasse, Mainzstrasse e Neudacher. Mettersi in contatto con Bavaria 15. Si cerca un uomo che porta una valigia. Non ci sono altre descrizioni dell'uomo, solo che è giovane, giacca di pelle, slanciato. Improvvisamente mi ha colpito la testa con il calcio della pistola ed è corso via sulla strada. Ce lo può descrivere? No, ho già detto che... Che non c'era luce sul pianerottolo, ma ci può dire quanto era alto? Che età potrebbe avere? Come me, di statura pressa poco, sui 25 anni. Ho capito che faceva sul serio e non ho voluto reagire. Era eccitato. E così, capite? Sa dirmi com'era quella valigia? Colore, grandezza, materiale? Ho urtato la valigia con un piede. Ho avuto l'impressione che fosse molto pesante. E, come dicevo, l'uomo sembrava fuori di sé. Posso telefonare? Qui hanno bloccato tutto. Chi vuoi che sia? La polizia. Dovete fare qualcosa. Tre bottiglie. Sì. D'accordo, sì. Senti un po', come si chiama questo locale? Il locale qui, come si chiama? Kleisberstuben. Kleisberstuben. Ancora dalle parti della ferrovia. No, ti dico che non ce la faccio. Eh? Devo controllare. Un momento. Tre bottiglie, eccole qua. Dov'è quell'uomo? È andato via? È uscito adesso di là. Portami qui il telefono. No, un momento. Sto ancora parlando. Pronto? Sì, va bene. Sì? Senti, c'è un'entrata laterale. Da sul cortile. Scusi, signora. Quanto fa? Un marco. Deve essere successo qualcosa. Vanno avanti e indietro da più di mezz'ora. Ah sì, ecco, molte grazie.
l'ho salutato. Crede che io stia andando alla stazione. È più furbo di quello che pensi. C'è troppa luce qui. Andiamo sul pianerottolo. Non c'è traccia di un uomo con la valigia. Controllate tutta la zona. Cortili, edifici, bettole, garage. Sa bene che la valigia lo tradisce. Credo che vorrà liberarsene al più presto. Salve. Vorrei farle una domanda. Prego. Un uomo con una valigia. Sì. È venuto qui al bar poco fa, ha bevuto una birra e ha telefonato anche. Stefan. Sì. Sì, certo. Un uomo con una valigia. È ancora nel locale, credo. Deve essere andato alla toilette. No, un momento. Dobbiamo far uscire i clienti prima. A cercare nel cortile, forse troveremo anche la valigia. La pattuglia setacci tutte le vicinanze, subito. Vieni. Centrale, urgente. Qui Bavaria 15, Bavaria 15. Occorre subito altra macchina. Fernaustrasse 24, passiamo la richiesta. Auto a 6 e auto a 7 mettersi subito in contatto con Bavaria 15. Pronto intervento. Niente nelle tasche, solamente soldi. Quanto c'è? Più di 2000 marchi. Perché non mi hai fatto entrare? L'avremmo preso. Perché preferivo che i buchi li facesse sulla porta. Un foglietto di carta. Non c'è scritto niente. Qui c'è una chiave. Una chiave d'auto. BMW. Ja klar, der wollte den Koffer ja nicht durch die halbe Stadt schleppen, der wollte auf schnellstem Wege zu seinem Wagen. Ja, hat die Bahnpolizei im Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wahrscheinlich. Musste abhauen und hat den Wagen irgendwo stehen lassen. Irgendwo in der Nähe der Bahn. Den zu finden? Viel Zeit haben wir nicht. Er hat sicher einen Reserveschlüssel. Wenn er den schnell über der Hand hat, ist der Wagen weg. Nichts, der ist wie vom Erdboden verschwunden. Kannst du uns eine Beschreibung von dem Kerl geben? Was? Eine Beschreibung. Sie haben ihn doch gesehen. Na ja, Moment lang, durch Türspalten. Tür stand ja nicht weit offen, handbreit. Da sieht man ja nicht viel. Aber ein bisschen was werden Sie doch gesehen haben. Der schlug die Tür zu und schoss. Warum findet ihr ihn nicht? Ihr kauft mit 10 Streifenwagen durch die Gegend, weckt mir halb München auf, für nichts. Schon gut. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu Fuß. Ab morgen komme ich im Trainingsanzug. Als Langläufer. Der 67. Da vorne ist der 68. Sie gehen davon aus, dass der Koffer, den der Mann in der Nord bei sich hatte, eine wesentliche Rolle spielt. Ja, zweifellos. Sie meinen, der Koffer muss sich hier im Zug befunden haben? Ich denke, ja. Ich halte das für, Entschuldigen Sie, aber ich halte das für völlig ausgeschlossen. Der Zug ist gesäubert worden. 6 Frauen sind von Abteil zu Abteil gegangen. Die hätten den Koffer finden müssen. Vielleicht war er versteckt, denk. Auch so viel. Es gibt da einfach kein Versteck. Com'era grande la valigia? Più o meno 60x60, molto pesante inoltre. L'uomo doveva quasi trascinarla. Sul treno non c'è alcun nascondiglio possibile.
Se poi lei pensa a nascondigli predisposti appositamente, beh, io dico che anche questo è impossibile. Ma per sua tranquillità, se vuole, possiamo fare controllare tutte queste carrozze nella nostra officina. Sarebbe opportuno. E woran denken Sie denn? Schmuggel, organisierter Schmuggel. Leute, deren Mord nicht sonderlich beeindruckt. Stefan, da ist jetzt Frau Brandt, Kollegin von Frau Hinzel, wollte ich sprechen. So, bitte setzen Sie sich, Frau Brandt. Sie waren mit Frau Hinz befreundet, habe ich gehört. Ja, ich habe ihr die Stellung besorgt, weil ihr Mann, der war doch arbeitslos. Da kam sie zu mir und sagte, sie muss Geld verdienen, weil sie ihm helfen will und ob ich nichts wüsste und ob sie nicht bei uns unterkommen könnte. Und ich sagte, wenn du Züge sauber machen willst. Und sie sagte, sie macht alles. Ich bin schuld daran, dass sie jetzt tot ist. Nein, nein, das sind sie ganz und gar nicht. Aber ihr Mann, der wird das sagen, denn er wollte nicht, dass sie diese Arbeit annimmt. Ich werde mit ihm sprechen. Kann er wirklich nichts dafür? Nein, das können Sie nicht. Aber Frau Brandt, Sie können mir helfen, den Mörder zu finden. Sie haben doch mit Ihren Kolleginnen den Zug sauber gemacht. Irgendwo in diesem Zug muss ein Koffer gewesen sein, den der Mörder abgeholt hat. Ein Koffer in dem Zug? Ja, in irgendeinem Versteck. Ist dir nichts aufgefallen? Nein, ich habe keinen Koffer gesehen. Stefan, der Mann von Frau Hinz ist jetzt da mit seinem Sohn. Ah, ja, ja. Bleiben Sie hier. Guten Abend, mein Name ist Derek. Ist hier meine Mutter gestorben? Da? Ja. Sie ist erschossen worden. Ja, und wo ist sie jetzt? Sie ist weggebracht worden. Ja, was haben Sie bis jetzt rausgekriegt? Ich möchte, dass Sie uns das sagen. Wir haben ein Recht drauf, mein Vater und ich. Kommen Sie bitte mit in den Wagen. Komm, schau es dir nicht länger an. Komm weg hier, Vater, bitte. Bitte Entschuldigung. Bitte verzeihen Sie mir, bitte. Entschuldigung. Wie ist das passiert? Kommen Sie. Gehen Sie da rein. Guarda qua. Libretto di garanzia a nome Gustav Scharweder. L'indirizzo non c'è? Sì, c'è anche quello. Leopoldstrasse 206. Apri il portabagagli. Non c'è niente. Dove hai detto che abita? Schwabing. E viene a parcheggiare la macchina fin qui. La cosa non è molto normale. La vogliono al telefono, ispettore. Mi scusino. Grazie. Sì? Che c'è, Schroeder? No, non andarlo a cercare. Lui non può ancora sapere che noi abbiamo trovato la sua macchina. Siamo in vantaggio, dobbiamo approfittarne. Com'hai fatto? Scharweder, Scharweder, bravi, molto bene. Non fate niente, sorvegliate la macchina e pedinate chi verrà a prenderla. È tutto. Io vado in ufficio. Sono cose di sua madre. Sospetta qualcuno? Sì, sospettiamo di qualcuno. E non andate ad arrestarlo? No, non ancora. Ha motivi per non farlo? Sì, li ho. Ispettore, la polizia doganale.
Sì? Ieri sera se lo ricordava così bene e adesso non lo saprebbe riconoscere. Può osservarle con tutta calma, sa. Non c'è nessuno che ci corra dietro. Sono tante e ci vuole tempo, naturalmente. No. E quando posso mettermi in contatto con loro? Ogni minuto mi è prezioso. Arrestano e sempre per la stessa storia. Potremmo essere da voi tra una mezz'oretta. No, è sempre stato... Un momento, prego. Avete già fatto colazione? Abbiamo rinunciato al sonno, alla colazione. Allora d'accordo, tra mezz'ora. Il nostro uomo si è fatto vedere? Sì, verso le 7. È un giovane di 26 anni, alto 1,80, 80 kg, faccia ovale, capelli lunghi, biondo scuri, occhi grigio-azzurri. Chi gliel'ha detto? Harry. È sicurissima che Sharveder sia l'uomo della valigia. Bene. Io non ho intenzione di passare dei guai. Lui mi ha promesso che la cosa rimane fra di noi. Non dubiti, signora Sharveder. Stia tranquilla. Sharveder è un pregiudicato. Fu accusato di omicidio e rapina e se la cavò con il minimo della pena. Ma in seconda istanza fu assolto. Gioventù bruciata. Gioventù criminale. Fate colazione e poi andiamo. Senza farci neanche la barba. Dove dobbiamo andare? E come la mettiamo col mio locale? Avete fatto togliere i proiettili, ma ci sono buchi dappertutto. La porta rotta, un lampadario in pezzi. Consumazioni non pagate. Chi mi ripaga? Ho pregato io i signori di venire, visto che si tratta della ferrovia. Buongiorno, signori. Buongiorno. Si accomodino, prego. Salve. Al confine con la Repubblica Austriaca il contrabbando è preoccupante. Valuta, pietre preziose e ogni tipo di droga, naturalmente. Sì, ma adesso è molto diminuito. Grazie a questi due signori che combattono una guerra privata contro i contrabbandieri di stupefacenti. Il signor Schalke è la mente, il signor Danoff è il braccio. Messi insieme sono infallibili. Quella valigia... Che dimensioni aveva presso poco? 60 per 60 all'incirca. L'altezza non la sanno? Stessa misura. Non era una valigia piatta. Era molto pesante. Pesante? Come fanno a sapere che fosse una valigia? Non lo diciamo noi, lo dicono i testimoni. Sembrava una valigia. Quindi poteva non essere una valigia? Già, infatti. Non poteva essere, per esempio, un recipiente diverso? Sì, è possibile. Di metallo, magari. Anche questo è possibile. Nessuno è riuscito a distinguerla bene. Ultimamente abbiamo avuto a che fare con taniche di metallo di tutte le forme. Ora vi facciamo un esempio. Spegni un po' la luce. Sì. Questa è un'autobotte, vero? Così pare. Apparentemente è normale. Trasporta latte di solito. Se viene dall'Italia trasporta olio, vino, liquidi comunque. Ma potrebbe nascondere qualcosa. Per accertarsene bisognerebbe svuotare la cisterna e poi riempirla di nuovo. In casi speciali si fa anche questo. Ma si perde un sacco di tempo ed è odioso. Oppure si svietano soltanto i tappi e si ispeziona la cisterna con alcune pertiche. Ma non lo si può fare sempre. Anche perché alcuni liquidi si possono deteriorare. E così al signor Schalke è venuta una buona idea. Avrà già sentito parlare di termografia, immagino. Sì, vagamente però. La termografia si basa soltanto sul fatto che ogni oggetto emette raggi infrarossi di intensità uguale alla temperatura dell'oggetto stesso. Noi possiamo ottenere diagrammi entropici delle case, delle auto e persino delle persone. I punti caldi sono chiari, i freddi scuri. Così abbiamo esaminato le autobotti sospette tenendo conto del fatto che i liquidi si riscaldano più lentamente dei solidi. Dopo il raffreddamento notturno, il sole del mattino trasmette il calore agli oggetti solidi più rapidamente che al liquido in cui sono immersi. E adesso vediamo una fotografia. Guardiamo qui e qui. Sono contenitori di metallo immersi nel liquido. La termografia li ha resi visibili. Abbiamo fermato di nuovo l'autista dopo 20 chilometri. Era tranquillissimo. Oh, ed è anche caduto dalle nuvole quando gli abbiamo detto che sequestravamo l'autobotte. Ha pensato a qualche stregoneria. Lo è quasi. Ci sono cascati in parecchi qui da noi, ma poi hanno rinunciato a questo tipo di trasporto e si sono organizzati diversamente. Mm-hmm. Non capisco come possano servirsi di un treno. Sarebbe idiota per dei professionisti. E anche dal punto di vista tecnico non vedo nessuna possibilità. Ecco, guardi qua. Questo è un vagone ferroviario in sezione e in pianta, vede? Dove vuole che si possa nascondere? Una valigia, una tanica o qualsiasi altra cosa? E il suo diagramma entropico? Non avrebbe da rivelare niente, perché qui è tutto visibile. E anche nei punti più inconsueti, lì per esempio, può arrivarci chiunque. Ma quella valigia, o che cosa diavolo sarà, è arrivata proprio con il treno. È così ben nascosta da non rischiare di essere vista dai doganieri. Verzeihen Sie, wenn ich dran festhalte. Ja, ne, wieso denn? Sachen, die es eigentlich nicht gibt, die interessieren uns besonders. Sie wollten mir noch ein paar Fotos zeigen, Rolf. Ach so, ja, entschuldigen Sie. Herr Danoff, bitte machen Sie weiter. Das ist Annoni, ein Italiener, lebt in Rom.
Kauft ganze Mondfelder in Anatolien auf. Hat sich spezialisiert auf den Schmuggel mit Privatjachten. Das ist George Shepka. Gebürtig in Königshütte. Hat einen kanadischen Pass. Verbindung zur amerikanischen Marine. Beurteilt wegen Rauschgiftvergehen. Aus einem US-Gefängnis geflüchtet auf eine bisher noch nicht geklärte Weise. Er lebt in Paris und Venezuela. Walter Werfel, Jahrgang 38. Wohnhaft zuletzt in Hamburg. Buongiorno. Vengo a vedere se le occorre qualcosa. Non si sente bene? Ma che cosa le succede? Signor Inz, ha bevuto troppo? Si è ubriacato? Ma perché si lascia andare così? Non ha senso quello che sta facendo. Mi lasci in pace e se ne vada. La prego. Che cosa fai? Bevi. Ti avevo detto che non devi più bere. Non si cambia niente così, lo capisci o no? Vuole prepararle qualcosa? Sì. Caffè, uova, deve mangiare qualcosa. Non ha più detto una parola da ieri notte. È rimasto sveglio fino al mattino guardando il soffitto. E tu? Come mai sei uscito così presto? Volevo vedere dove abita quell'uomo. Hai saputo il suo indirizzo? L'ho saputo. Di cosa parlate? Di quell'uomo. Hanno saputo chi è, ma non lo arrestano. Ho sentito che ne parlavano. Hanno trovato la sua macchina, Scharweder. Abita a Schwabing. Non sarà difficile rintracciarlo. È stato lui ad ammazzarla? Sì. E tu che vuoi fare? Hilde ti ha fatto una domanda. Le vuoi rispondere? Lo voglio guardare in faccia. Mi deve dire perché lo ha fatto. Nein. Überlass das der Polizei. Ich möchte nicht, dass du das tust. Ich verbiete dir das. Wenn die Polizei den Mann nicht verhaftet, dann haben die ihre Gründe. Die kenne ich. Sie wollen rauskriegen, wer dahinter steckt. Der Koffer interessiert sie und das, was in diesem Koffer drin war. Die lassen einen Mörder frei rumlaufen. Ich sage, du sollst das der Polizei überlassen. Der Mann schießt doch gleich. Ich möchte nicht, dass noch ein Unglück passiert. Tu's nicht, geh nicht hin. Ich will das nicht. Ach, warum hört denn keiner auf mich? Ich wollte nicht, dass sie da arbeitet. Habe ich nicht gesagt? Ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass du arbeitest. Also, ist kein Zustand, wenn eine Frau arbeitet und der Mann nicht. Wenn sie auf mich gehört hätte, dann würde sie heute noch leben. Du unternimmst nichts. Ist ja schon gut. Komm, du darfst dich nicht aufregen. Hai paura? Come ti viene in mente? Paura? E perché? Di chi? Non lo so davvero. E allora sta zitta. È andato tutto bene, no? Non mi pare. Sono convinta che ti abbiano pedinato per trovare la valigia. Ha tagliato la corda, il porco. E mi ha lasciato nei guai. Se avesse preso su anche te, sarebbe stato peggio per tutti. Tutto perché si è messa di mezzo quella donna. Mi ha visto in faccia, purtroppo, e ha visto anche la valigia. Sono stato costretto. Sì, ma devi ammettere che è stata una reazione eccessiva. Era una testimone pericolosa. Hanno paura di essere coinvolti, eh? E tu hai paura che loro parlino? No, non parleranno. Korshov non rinuncerebbe mai a quella valigia. E la tua giacca? La polizia ha la tua giacca. Che c'era dentro? 200 marchi. Né patente né passaporto. E perché hai preso la chiave di riserva? Che vuoi che ci facciano con la chiave della macchina? Non farmi arrabbiare! Non potevo cavarmela meglio di così. Deve essere ancora in casa perché non l'ho visto uscire. In tre, siamo in tre. La signora Brand ha telefonato poco fa dicendo che il giovane Inz sta andando da Scharweder. Impediscilo. Il giovane Inz? Arriva in questo momento. Chiudo. Thank you.
sta andando lei? Su, venga con me. L'assassino di mia madre abita qui. Sì, lo sappiamo. Allora, perché non lo arrestate? Lo stiamo sorvegliando, stia tranquillo. Tranquillo? Sarebbe tranquillo lei al mio posto? Sì, capisco. Ma deve essere ragionevole. Vediamo un po'. Deve essere qui. Non c'è scritto il nome. Di chi cercano? A Drevitz. Drevitz? Mi dispiace, non lo conosco. Era lui. Sì, me ne sono accorto. È contento di me. Du bist sicher, dass er nichts bemerkt hat, keinen Verdacht hat. Wo ist der Junge Hinz? Ja, der steht neben mir. Moment mal. Der Oberinspektor möchte Sie sprechen. Ja, bitte? Weil er meine Mutter umgebracht hat. Und weil ich nicht verstehe, warum Sie diesen Mann nicht verhaften. Ja, das habe ich alles schon gehört. Ich kann mir vorstellen, in welcher Stimmung Sie sind. Aber es gibt hier einen Mörder und sowas wie einen Auftraggeber für einen Mord. Geben Sie mir mal einen kleinen Bitte. Harry, behalte den Jungen bei dir, bis wir ganz sicher sind, dass er keine Dummheit mehr macht. Das ist gut, danke. Der junge Hinz wollte zu scharf. Er ist ihm schon auf der Treppe begegnet. Hallo? Lieber Mann, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Grazie. Charvedder sta andando in città verso Leopoldstrasse. Ha con sé una ragazza. Sembra che abiti con lui, ma non si sa chi sia. Dovrà andarci anche qualcun altro. Berger non li può controllare tutti e due. Lei potrebbe essere un corriere. Dammi un po' Impler. Deve darci qualcuno dei suoi agenti migliori questa volta. Harry deve sparire di scena. Charvedder l'ha visto per le scale. Berger si è fatto vivo? Sì, è sempre là. Non dobbiamo farcelo sfuggire. Se ci scappa è meglio che ci andiamo a nascondere tutti quanti. Impler all'apparecchio. I giornalisti ci sbranerebbero vivi. Pronto. Salve Berger, qual è? Quello con la ragazza al tavolo d'angolo. Ecco, si sta accendendo una sigaretta. Due caffè, prego. Non riesce a capire come mai lo lasciamo ancora libero. D'accordo, veniamo subito. Su, andiamo alla centrale. E io che vengo a fare? L'ispettore ti vuole dire qualcosa. Li hai letti i giornali? È la prima cosa che ho fatto stamattina. Non c'è molto. Omicidio nei pressi della stazione. E una donna addetta alla pulizia del treno assassinata. Non è molto? Beh, c'è scritto che l'assassino è fuggito. E non parlano affatto della valigia. E questo? Ti lascia tranquilla. Perché non parlano della valigia? Un particolare così importante per le loro indagini. E la sparatoria nella birreria? C'è gente che l'ha visto. Vedrai che non perderanno l'occasione di dare i suoi connotati alla polizia. Anche questo non conta. Ora cerca di capire bene quello che ti dico. Korshov Alexander, non ci sono precedenti. Un nome immacolato. Agenzia di viaggi internazionale. Sì, controlla bene. Un po', guarda di che cosa si occupa. Stefan. Sì? Dal caffè Luitpold, Charvedder è tornato a casa e la ragazza è andata verso Stacus. Thank you.
sembra di essere ubriaco. L'uomo con il quale sta parlando è il marito della donna ammazzata alla stazione. Inz. Sì, credevo di essere ubriaco. Hanno parlato concitatamente per 3 minuti. Poi lei è andata via all'improvviso. E lui è rimasto ancora lì per 10 minuti. Era come intontito. Poi si è ripreso e è andato in un'osteria. E si è messo a mandare giù un bicchiere dopo l'altro come se gliel'avesse ordinato il medico. Quando è uscito di lì non si reggeva in piedi. È un colpo di scena. Dov'è andata poi la donna? Schaeffer l'ha seguita. È tornata da Charvetter. Dov'è il giovane Inz? Aspetta di là. Mi segue sempre, come un cagnolino. Buongiorno, signor Inz. Buongiorno, ispettore. Lei ci controlla da vicino, eh? Non riesco a capire perché continuate ancora a fare tutta questa manfrina. Quando lo arrestate? Lo sa suo padre che lei sta seguendo le nostre indagini? Certamente. E che cosa ne dice? È contrario. E le ha detto perché è contrario? Perché ha paura. Ormai mio padre è un uomo distrutto. Non fa altro che piangere e bere. E non è divertente stargli vicino. Beveva anche prima? No, soltanto da 3 mesi. Da quando è rimasto senza lavoro. Non gli era mai capitato prima. È stato un colpo per lui. Capisco. Lei non può capire questo. Senza lavoro, senza risorse, senza speranze neanche. Abbandonato da tutti, umiliato. Ma che altro c'è? Perché mi fa queste domande? Impler al telefono. Charvetter è in casa, ma la ragazza è uscita 5 minuti fa e si dirige verso la stazione centrale. Passamelo. Derrick, buongiorno Impler. E dov'è ora Inz? Dove? Nel parcheggio di Limbach Platz. Sì, va bene. Grazie. Ha detto Inz? C'è un altro Inz in questa storia? Suo padre. Che significa questo? Perché lo fa pedinare? Suo padre, 40 minuti fa, si è incontrato con la donna che era con Charvetter. Quella stessa che lei ha visto per le scale. E mio padre si sarebbe incontrato con quella donna? Accanto alla fontana Stacus. L'ho vista io con i miei occhi. Ma perché? Che significa? Allora mio padre conosce... conoscerebbe Charvetter? Sì, è probabile. Lo escludo assolutamente. Suo padre, dove potrebbe aver conosciuto la donna? Che rapporto potrebbe esserci tra di loro? Nessuno. Eppure anche suo padre lavorava alla ferrovia. Sì, ma ormai... è vero, domandava sempre qualcosa a mia madre. Voleva sapere i treni dove arrivavano, come arrivavano, su quali binari soprattutto. Un normale interesse da parte di uno... Lei crede? Va bene, vado. Papà! Che cosa hai fatto, papà? Buongiorno, signor Inz. Giorno. Sa già tutto? Solo che lei conosce la donna di Charvetter, per ora. Che cosa hai combinato? Lo voglio sapere. Io qualche volta andavo ad accompagnare la mamma al lavoro. Avevo tempo da vendere. Una volta, mentre esco dalla stazione, mi si avvicina una certa persona e mi chiede se lavora alla ferrovia. Io dico no, ci lavora mia moglie. Ci mettiamo a parlare e poi lui mi invita a bere un bicchiere insieme. Sembrava una brava persona. Parlando del più e del meno, io gli racconto anche della mia situazione e lui mi offre il modo di guadagnare qualcosa con poca fatica. Dovevo dirgli soltanto dove sostavano certi treni, in quali ore e su quale binario, non dovevo fare altro. E lui mi avrebbe pagato bene. E non le ha spiegato per caso il motivo di questo interessamento così strano? Sì, gliel'ho domandato. Un po' di contrabbando, mi ha detto.
Niente di grave. E io mi sono detto, a me che importa, basta che mi dia i soldi. Quali treni lo interessavano di più? I treni da Salisburgo. Quelli che arrivano qui di notte? Quelli che sostano qui. Ha conosciuto solo quell'uomo in quell'occasione? No, c'era anche una ragazza una volta con lui. La stessa con la quale lei si è visto un'ora fa alla fontana di Stacus? Sì. Che cosa voleva da lei oggi quella donna? Voleva sapere se avevo parlato con la polizia. E tu che cosa le hai detto? Lei mi ha minacciato e... Vi faccia vedere la foto, signor Derrick. Papà, l'uomo che ti ha fatto la proposta è questo. Da questa parte. L'interno della carrozza e l'esca. Questo era già previsto. Qui sotto, dici tu. Non c'è altra possibilità, chiaro. È possibile che ci siano modifiche non rilevabili qui sotto? No, non ci sono manomissioni. Il controllo lo avevano già fatto. Charvedere è alla stazione con una valigia, sta partendo. Non possiamo lasciarlo partire. Io non voglio né lui né la valigia, voglio i suoi mandanti. Ma è un assassino. Non è lui il più pericoloso. E chi allora? Quelli che speculano su tutto questo, che pagano gli assassini, che proteggono, che coprono. E se va all'estero? Me l'aspetto. Controlla quale treno prende. Sì, aspetta. Se lei vuole lo faccio arrestare immediatamente, prima che il treno parta. O può denunciare alla stampa il mio operato, se preferisce. Schroeder? Sì, allora? Salisburgo. Un momento, prego. Che cosa decide? Sì, faccia quello che ritiene giusto. Salite anche voi sullo stesso treno. Io avverto Salisburgo. Avete denaro? Passaporti? D'accordo, stasera telefonate. Nessuna informazione alla stampa, non c'è niente di nuovo sul delitto alla stazione. La valigia non deve essere nominata. Devono sentirsi completamente sicuri, tanto da usare i sistemi abituali. La valigia e il treno di Salisburgo. E cosa fa il nostro amico? Legge il giornale e beve birra. Salve signori e benvenuti nella città del festival. Allora, qual è il nostro protettore? Il giovanotto con quel lungo capelli. Sono senza bagagli? Già, siamo saliti in corsa, per così dire. Per sembrare due turisti vi manca soprattutto una cosa, l'ombrello. Ja, führt der Woche jetzt. Wie geht's ihm? Prima. Noch unseren Berichten ganz ausgezeichnet. Ja, ich warte. Das ist ja ein schöner Abend. Ja, um diese Zeit muss es doch fertig sein. Nicht wahr? Scusami, sai Stefan, ma quanto dobbiamo aspettare? Non so più cosa inventare, i giornalisti. Se dicessi che l'assassino lo abbiamo, ma preferiamo fargli fare un po' di turismo? Chi è al telefono? Impler. Korshov è sempre nel suo residence in compagnia di Pachla? L'amica di Charvedder. E sta arrivando Shepka. Questo significa che dopo quattro settimane si sentono tranquilli.
Sentiamo cosa ha detto Salisburgo. Echterdin. Scharweder stanotte ha ritirato una valigia dal deposito. Probabilmente tra poco partirà per Monaco. Tra poco, già. Via, arriva. Hai un quarto d'ora di tempo. Poi agganceranno i vagoni. Si vede niente? Stanno arrivando, hanno la valigia con loro. Sono all'ultimo vagone. Trafficano sotto la carrozza. Già escono. Che avranno combinato? Tutto fatto. Sembra di sì, visto che se ne stanno già andando via. Rapido da Atene in partenza per Monaco sul binario 17. Dov'è la valigia? Appesa sotto il treno. E come hanno fatto a fissarla? Non ne ho idea. Stazione di Salisburgo. Stazione di Salisburgo. Scharweder e il suo compagno stanno andando in città. Che cosa? In partenza dal binario 9. Non sono saliti sul treno. Per Vienna. In partenza dal binario 9 diretto per Vienna. Sì, grazie collega. Stia tranquillo, la informerò immediatamente. La valigia è appesa sotto l'ultima carrozza. Però Scharweder non è montato sul treno. Non è montato? Ha lasciato la valigia? Sembra. Berger e Schroeder? Sono sul treno, chiameranno dal confine. Notizia da Himmler, Khrushchev e Shepka lasciano il residence. Cos'è, una partenza? Sì, Shepka ha pagato il conto. Pedinarli tutti e due e inviarci notizie ogni 20 minuti. È appesa sotto il vagone la valigia. Sì, l'hanno fissata in 10 secondi, forse anche meno. Con un elettrocalamita. Sì, non può essere che quella. È un elettrocalamita. Siete sicuri? Appiccicata là sotto. Come gomma da masticare. Aspetta un momento. E Schroeder? Ci dica le caratteristiche di quella valigia. Le dimensioni. E il tipo di materiale dell'involucro. Non possono farlo davanti a tutti. Ispettore, Himmler al telefono. Harry, senti tu. Passamela. Bisogna fermare il treno, un semaforo. È l'unico modo per venirne a capo. Mi metta in comunicazione con la direzione delle ferrovie. Un momento ancora, Schroeder. Forse vi fermeremo a un semaforo. Sì, questa è la soluzione migliore. Sì, d'accordo. E dove ci fermerete? A Traunstein. Appena avremo la conferma ve la trasmetteremo. Grazie. Faranno così? Se c'è un binario morto disponibile nelle vicinanze. Khrushchev e Shepka sono sulla Brandestrasse, vanno verso Ebersberg. Non li perdano di vista. La direzione delle ferrovie permette al treno di fermarsi per 3 minuti. A Traunstein. Fuori, presto. Dove esattamente? Qui, presso qua. Metallo. E come l'avranno attaccato? Ce lo diranno, no? Khrushchev e Shepka sono al 104° chilometro. E cioè? Nei pressi di Grafingen, come se volessero seguire la linea del treno. È evidente. Harry, chiama Schroeder. Subito. È già in linea. Chiama da Rosenheim. Parlategli voi. Sì. Vanno a prendere la valigia. Sono Danov. Ma dove e come? In una stazione intermedia. Non possono più rischiare di farlo alla stazione di Monaco. E il materiale che cos'è? Metallo? L'avevamo immaginato. Bravissimi. Quanto è grande? Tra Grafinger e Rosenheim. Un momento. Chiedo conferma immediatamente. Senta, quante vetture ci può dare? Da 4 a 5. Grazie. Sì, sì, così va bene. Grazie mille. Dopo il 190° chilometro c'è un cantiere abbandonato. Là il treno deve andare quasi al passo. Ah, porta anche il giovane Hinz. Lo voglio avere vicino a me.
Buonasera. Ancora 12 minuti e 10 kg di eroina per 2 milioni di marchi saranno in mano nostra. Ti avevo detto che dovevi restare a Salisburgo. Per colpa tua siamo stati costretti a venire qui. Ci siamo giocati Monaco. Domando scusa. Era per darvi una mano. Appena sotto l'ultimo vagone, la possono prendere anche con il treno in corsa. Ah sì, questo è già stato detto. Ci sono molte possibilità. La possono staccare con un impulso radio. È un mezzo sicuro? Tecnicamente perfetto. Se poi lo fanno in un punto in cui il treno va a velocità ridotta, è più che sicuro. Perché la valigia non patisce danni. Ancora niente da Derrick? Thank you.